Dopo la finale di Amici 23, potrebbero esserci ancora animosità Mida, Lil Jolie e Nicolas Borgogni? Ai fan non è sfuggito un gesto del cantante. La finale di Amici 23 non ha visto solo il trionfo di Sara Toscano, ma anche il riaccendersi, almeno stando ai rumors, delle polemiche tra Mida, Lil Jolie e Nicolas Borgogni. Sui social, infatti, non è passato inosservato ai fan un gesto del cantante di Rossofuoco. Amici 23, Mida compie un gesto sui social. C'è ancora gelo con Lil Jolie e Nicolas Borgogni? Sabato 18 maggio, su Canale 5, è andata in onda la finale di Amici di Maria De Filippi, la vittoria di questa 23esima edizione del Talent è andata a Sara Toscano, con Marisol Castellanos che ha conquistato il premio della categoria ballo. Con la fine del Talent, i ragazzi sono tornati alla loro vita di tutti i giorni, ma alcuni non sembrano aver dimenticato i torti subiti nella scuola di Amici. Tra questi c'è sicuramente Mida. Il cantante della squadra di Lorella Cuccarini, infatti, aveva ancora una situazione in sospeso con Nicolas Borgogni e Lil Jolie, a causa di alcuni commenti di entrambi quando il ballerino e la cantante avevano già lasciato il programma. Tutto era accaduto in una puntata del pomeridiano, quando il serale era già avviato e nella sua fase più calda. Gli ex allievi eliminati erano stati convocati di nuovo in studio per dare un parere sulle migliori esibizioni dei ragazzi ancora nel programma. Quando era arrivato il turno di Mida, però, Nicolas e Lil Jolie avevano, invece, commentato il comportamento del cantante negli ultimi mesi. A detta del ballerino, a cui poi si è aggiunta la cantante, Mida si è dimostrato molto calcolatore e incoerente nel suo atteggiamento nella scuola. In particolare, sembrava che Nicolas facesse riferimento alla situazione tra Mida e Gaia De Martino, con cui la storia si era chiusa poco prima dell'arrivo al serale, in maniera molto brusca e che aveva lasciato la ballerina con il cuore spezzato. Su Mida, Nicolas ha dichiarato: "Non so se si può dire, ma per me Mida è un gran parac asterisco asterisco asterisco. Non mi è piaciuto come si è comportato in questo ultimo periodo, fossi stato in casetta sarei intervenuto, ha giocato con i sentimenti altrui. Ho visto delle scene per cui non so più chi sia, a distanza di 6 mesi so dire chi è Il, chi è Sofia, chi è Angela, ma non chi è Mida. Non l'ho capito. La cosa più assurda che ha fatto è stato dire che avrebbe lasciato il programma per Gaia, non ci credevo proprio. Forse si frenava, voleva uscir bene, ma in quest'ultimo periodo non l'ho capito proprio. Lui è uno che crede in sé ed è un gesto che non avrebbe mai fatto, ma l'ha fatto per ripulirsi da tutta la situazione." Queste parole avevano lasciato allibito Mida. Il cantante, infatti, aveva ammesso di essere stupito che i suoi ex compagni, con cui era sempre andato d'accordo, avessero una così bassa opinione di lui. Perciò, finita l'esperienza di Amici 23, sembra proprio che il cantante di Rossofuoco abbia deciso di prendersi qualche soddisfazione. Amici 23, Mida, Lil Jolie e Nicolas ai ferri corti? Mida è arrivato in finale, ma senza riuscire a ottenere la vittoria, il cantante si è però detto contento del suo percorso ed entusiasta di vedere cosa lo aspetta fuori. Il 17 maggio è uscito il suo EP e a breve, Mida inizierà il suo primo tour in store in varie città d'Italia, insieme ad altri cantanti della scuola di Amici 23. Nella scuola è diventato noto anche per la relazione con Gaia De Martino, conclusasi purtroppo prima dell'inizio del serale, ma con cui sembra essere rimasto in buoni rapporti. Lo stesso non si può dire per Lil Jolie e Nicolas Borgogni, verso i quali sembra che Mida abbia ancora del risentimento. Secondo quanto riportato dalla pagina Amici News, infatti, Mida ha compiuto un gesto social che non è passato inosservato ai fan. Infatti, il cantante di Che Pasa ha smesso di seguire sui social sia Lil Jolie sia Nicolas. La pagina ha poi aggiornato i fan, svelando che Mida ha ripreso a seguire Nicolas, ma non Lil. Che ci sia stato un chiarimento tra Borgogni e Christian? Al momento, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito.